Ciao a tutti, finita da poco anche una Reggiana ha perso dopo 7 vittorie consecutive e possiamo dire che la sconfitta ce la siamo meritata in un certo senso. Principalmente c'è da dire una cosa, che l'Ancona ha un bel gioco, una bella squadra che sta percorrendo un periodo di forma importante, con buoni risultati. In effetti è quarto e non a caso in questo momento, anche perché mi pare che abbia vinto 4 partite, anzi 5 nelle ultime, no, 4 partite nelle ultime 5, quindi sicuramente un rullino di marcia importante. Una squadra che fra l'altro ha trovato anche un ottimo attaccante che è Federico Melchiorri, giocatore che viene dal Perugia, cioè dalla Serie B, un giocatore d'esperienza, 36 anni, che ha giocato nel Perugia, nello Spal, nel Carpi, nel Cagliari. Nel Cagliari, fra l'altro, ha pure giocato in Serie A. Quindi, sicuramente un giocatore di esperienza, un giocatore anche di qualità per quello che si è visto in campo. Credo che su questo non eravamo molto preparati perché ha fatto veramente quello che voleva. È riuscito a portare avanti il suo gioco e la Reggiana non era preparata per disattivare tutte le sue capacità. Cosa abbastanza inusuale, perché di solito la Reggiana quando va in campo riesce a costruire delle gabbie ben allestite per tutti gli attaccanti più pericolosi. Oggi invece questa cosa non è successa. Una difesa della Reggiana decisamente fragile, poco convincente e poco convinta a tratti. Infatti i due gol erano assolutamente evitabili. Purtroppo credo che l'Ancona abbia giocato meglio e abbia sfruttato tutte le occasioni giuste che aveva, le occasioni anche a volte fortunose, però è stata una squadra che in campo era ben disposta e ci ha messo in difficoltà un po' nel primo tempo, ma soprattutto nel secondo tempo, dopo il gol. Dopo il secondo gol di Federico Melchiorri, la Reggiana non è riuscita a dare quell'accelerazione che ci si aspettava. Perché dopo che hai preso il secondo gol non puoi stare lì ad aspettare la provvidenza, devi aumentare il ritmo, cosa che la Reggiana non è riuscita a fare, anzi addirittura ha allungato la squadra, questo l'ha fatto anche l'Ancona, ma sulla squadra allungata abbiamo visto che ha più capacità di gioco, e una Reggiana allungata ha fatto poi molta molta fatica a gestire la partita. Infatti, i primi 20-25 minuti, se non direi 30 minuti, i primi 30 minuti del primo tempo, l'Ancona è stata in controllo della partita. La Reggiana non è riuscita a dare la sferzata che meritavamo di vedere già da subito, cosa che non è accaduto. Ho visto una Reggiana molto poco concentrata, sinceramente. Non vorrei andare a prendere ogni singolo per giudicare, ma credo che sia stato, a parte qualcheduno che non era molto presente, però si è visto proprio un calo di corsa generalizzato. Poi, gli ultimi 15 minuti, la Reggiana ha la reazione che ci si aspettava, però 40 minuti prima, 35 minuti prima almeno, e incomincia a macinare, vuoi con Gruber, vuoi con Cigarini che incomincia a spingere, con Pellegrini che si è dato veramente tantissimo da fare, vuoi con Nardi che anche lui ci ha messo del cuore, se perlomeno, e anche Rosafio che ci hanno provato in varie maniere. Grazie al portiere dell'Ancona che ha fatto almeno 4 interventi importantissimi perché lì potevano prendere gol, però insomma il portiere è stato bravo. Certo, i tiri erano parabili, non è che è andato a prendere dei tiri incredibili, tiri difficoltosi da parare, però lui è stato bravo a pararli e metterci una pezza. Quindi, insomma, abbiamo visto anche i giocatori che abbracciavano il portiere riconoscendo quello che era stato il suo lavoro. Il problema, a mio modo di vedere, è che la Reggiana non doveva concentrare la reazione negli ultimi 10 minuti del secondo tempo, doveva già iniziare al 47esimo a reagire, cosa che però non è riuscita a fare perché l'Ancona contrastava molto bene quelle che erano le azioni della Reggiana. Quindi sconfitta a mio modo di vedere meritata, perché ce la siamo meritata, ragazzi, c'è poco da dire. Non abbiamo rovinato ancora nulla, perché comunque la Reggiana è ancora in testa, 58 punti, ben distaccata dal Cesena che oggi ha vinto contro il Siena per 4-0, quindi è un Cesena che sta veramente galoppando a una velocità incredibile. Ha vinto pure l'Entella che ha vinto 2-0 contro la Fermana.
E quindi Lentella è a 52 punti, 6 punti da Reggiana, 4 da Cesena, insomma la Reggiana comunque un po' di margine ce l'ha ancora, e l'Ancona che vincendo si è avvicinata anch'essa alla Reggiana è a 48 punti. Per carità, il margine ce l'abbiamo ancora, è molto ampio, è sufficiente per andare avanti bene, è sufficiente ma non così tranquillizzante come dovrebbe essere. 4 punti, ahimè, si recuperano anche molto velocemente. Fra l'altro, abbiamo due partite in sequenza abbastanza importanti. Una era questa, anzi, erano tre, di la verità, le partite importanti una dietro l'altra. Sicuramente una delle partite più problematiche era con l'Ancona che abbiamo perso. Avremo lunedì, non credo domenica, ma lunedì mi sembra di aver visto da qualche parte. Lunedì si gioca contro il Gubbio, che sarà un'altra partita interessante, perché comunque il Gubbio non è certamente un avversario semplice, ma soprattutto la settimana dopo, non quella che viene, ma la prossima ancora, si giocherà a Cesena contro Cesena. E lì sarà fondamentale due cose. Prima arrivarci con 4 punti di distacco e secondo arrivarci molto carichi e molto concentrati, perché Cesena sta facendo veramente un pezzo di campionato straordinario, sta veramente macellando tutte le squadre che gli si parano davanti. Credo che sia fondamentale appunto andare a Cesena con 4 punti di distacco, se magari fossero 6 sarebbe ancora meglio, però vedendo il ritmo del Cesena ho i miei dubbi che possa accelerare a rallentare in questo momento. Quindi aspettiamo, dobbiamo vedere pian piano di costruire questa classifica che sembrava proiettata molto molto bene. Adesso insomma ci siamo un po' ridimensionati, ancora il rischio non c'è, ma veramente le prossime partite saranno da monitorare molto molto bene, perché sono due partite complicatissime. Vediamo cosa succede. Per ora credo di aver detto tutto. Se volete mettere mi piace il video, mi raccomando like, se volete iscrivervi al canale non l'avete fatto è sempre una cosa buona, e se volete commentare per carità ci sta sempre. Detto questo, vi saluto e buon weekend. Ciao a tutti.